Come se sono... sopra un caffè, beh, non so a me parlarne perché sono un po' il conduttore, quindi... però io credo che insomma, il successo sia stato tangibile, cioè veramente qui in questi giorni è stato un continuo di prodotti, di espositori, di artigiani, che all'inizio non dico che erano differenti, ma ci hanno guardato un po' così come qualche pazzo che stava qui con il microfono in mano a chiacchierare, e poi invece hanno visto il successo che aveva questa comunicazione e quindi sono accorsi tutti quanti, e quindi c'è stata proprio una bella collaborazione con un po' tutti. Ma io credo che il motivo non è solo che qui abbiamo fatto un buon lavoro, è che l'hanno fatto loro, cioè venire qui e comunicare quello che loro fanno, con la passione che lo fanno e con i modi con cui questi prodotti vengono alla luce, beh, io credo che questo sia pagante e premiante, cioè il visitatore è interessato poi di fondo non solo a assaggiare e a buttare dentro al corpo qualche caloria, ma anche a capire meglio le caratteristiche di questi prodotti, alcuni poi quando uno li spiega sono unici, spettacolari, incredibili. Quindi diciamo il Bro Caffè ha vissuto momenti di emozionanti con questi produttori in modo molto allegro, molto festoso. E in più oggi c'è stato evento nell'evento, l'evento per cui è nato il Bro Caffè, cioè il premio blog. Quindi abbiamo assegnato i premi ai migliori blog nel campo del vino, del cibo, il miglior blog in assoluto e poi il premio della giuria, e anche qui c'è stata veramente un trionfo di brindisi, musica, vignette satiriche e così via. Cioè l'eccellenza è stata vissuta in modo sia serio, quindi abbiamo comunicato sia effettivamente alcune cose estremamente interessanti legate all'eccellenza dei prodotti, che credo che la gente se li ricorderà, ma io credo che Bro Caffè il merito è di averlo fatto anche mantenendo sempre uno stile di allegria, di informalità, di convivialità, e quindi la gente ha particolarmente gradito, io credo, questo modo non ufficiale di comunicare cose serie. Qui praticamente tutto quello che si è presentato ha avuto un largo successo, quello che è andato molto forte, ma c'era la presenza di due campioni come Teo Musso e Leonardo Di Vincenzo della birra Baladen e della birra del Borgo, è stata la birra artigianale, quindi ha avuto qui un'esplosione, ma anche perché c'erano campioni di razza a presentarla. E alcuni salumi, alcuni formaggi assolutamente straordinari hanno avuto la loro partecipazione. Molto interesse ha suscitato il pane sia di San Patrignano che il pane qui di Matera, qui accanto. Ecco, io questo forse non me l'aspettavo, perché il pane per me forse è sempre stato considerato un elemento trascurato. Beh, il vero pane suscita curiosità, io ne sono personalmente contento.